Il cittadino che deve vivere nel proprio negozio è un cittadino che è limitato nel senso di sicurezza all'interno di quell'attività lì, ma anche limitato nel senso proprio della sua libertà. Ed è per questo che se tocca allo Stato garantire sicurezza, io credo che la garanzia di sicurezza tocca allo Stato, è una prerogativa tipica dello Stato e quindi bisogna mettere le forze dell'ordine nelle condizioni di poter garantire sicurezza al cittadino. Nel momento in cui ciò non avviene, e purtroppo i numeri, a dispetto di quello che dice il ministro Fogli, diceva tutto bene, i reati diminuiscono, non è vero, perché reati predatori, furti, rapine, scippi e borseggi purtroppo sono in aumento. Allora, se lo Stato non riesce a garantire sicurezza, noi diciamo, e questo non vuol dire incitare il cittadino ad armarsi, anzi tutt'altro, che se lo Stato non riesce a garantire sicurezza al proprio cittadino, in alcune condizioni, in alcuni luoghi, ad esempio nel domicilio, che è quanto di più caro una persona ha, una persona nella propria abitazione, ha il sacrosanto sì, diritto di sentirsi sicuro. Dopodiché gli slogan che usate però non sono esattamente moderati come lei in alcune dice. Condizioni, in alcune condizioni, ed è il motivo per cui noi, io sono primo firmatario della proposta di legge della Lega sulla legittima difesa, sull'estensione e sull'applicabilità. Quante firme avete raggiunto finora? Tantissime. Ma sono tantissime. Esatto, ma però per 1.200.000 per fare chiarezza, esatto. No, tutt'altro, per fare chiarezza su un aspetto controverso, e c'è il professor Cassese che è un uomo di diritto e lo potrà confermare, oggi una legge sulla legittima difesa c'è già nel nostro paese, c'è l'articolo 52 del codice penale che è estremamente chiaro, una legge che è stata modificata nel 2006 con un ministro che si chiamava Roberto Castelli, quindi della Lega. Il problema qual è? È su un aspetto, è sulla proporzionalità, affinché ci possa essere legittima difesa, ci deve essere proporzionalità tra difesa e l'offesa. Siccome il giudizio di proporzionalità è un giudizio che è lasciato alla discrezionalità del magistrato, tale per cui identico caso può essere valutato o pro legittima difesa o per eccesso colposo di legittima difesa da magistrati diversi, in modo diverso, noi vogliamo chiarire da un punto di vista giuridico, di facciamo merito, rispondere, professor su questa proporzionalità. Cassese, e quindi non molto. Vogliamo incentivare, ma lo dico proprio per il dibattito complessivo che si sta instaurando anche alla luce dei fatti di Orlando, noi non vogliamo incentivare, la nostra legge non tocca minimamente il tema della detenzione o dell'uso delle armi, vuole semplicemente garantire e dare al cittadino uno strumento in più, laddove lo Stato è assente e colpevole, affinché il cittadino in casa propria si possa difendere. Bene.